Buonasera e bentrovati a Montemurlo in Forma, la nostra rubrica settimanale dedicata al comune di Montemurlo. Montemurlo che da oggi ha il suo drive-thru per l'esecuzione dei tamponi Covid. Si trova in Piazza della Costituzione ed è gestito dalla Misericordia. Anche Montemurlo ha il suo drive-thru. In Piazza della Costituzione è stato infatti allestito un nuovo punto per effettuare i tamponi per il Covid-19 in convenzione con la ASL Toscana Centro. Attivo da venerdì 28 gennaio, a renderlo disponibile e gestirlo sono le sezioni di Montemurlo e di Oste della Misericordia di Prato. Da tempo sentivamo l'esigenza di aggiungere un nuovo servizio, la possibilità di poter fare tamponi e verificare la propria salute, il proprio stato di contagio qui direttamente sul territorio comunale, e siamo felici di poterlo quindi aprire grazie a una collaborazione straordinaria dataci dalla Misericordia di Montemurlo e di Oste. Il nuovo punto tamponi è attivo dal venerdì al lunedì, dalle 8.30 alle 12.30. Ed è in grado di eseguire 80 tamponi al giorno, uno ogni 3 minuti, sia molecolari che antigenici. Per accedere occorre avere la ricetta del medico e prenotare il proprio appuntamento sul portale regionale prenotatampone.sanita.toscana.it. I bambini che hanno il voucher scolastico con il QR code per il rientro in classe possono invece presentarsi anche senza prenotazione. Per un bacino d'utenza come quello del comune Montemurlo, non avere un drive-thru, specialmente con l'enorme richiesta purtroppo che in questo momento c'è sul territorio, era secondo noi un grosso deficit. Per cui insieme all'amministrazione comunale, che ha sempre, assecondato e è sempre stata aperta a tutte le nostre proposte, abbiamo deciso di aprire questo drive-thru. È uno sforzo importante perché comunque sia occuperà molti dei nostri volontari e anche del personale dipendente, però è necessario in questo momento essere al servizio del prossimo. Più di 10 confratelli e le consorelle della Misericordia impegnati nel servizio, affiancati ogni giorno da un operatore sanitario della ASL. Sono contento di, insieme all'amministrazione comunale di Montemurlo, come Misericordia, di poter dare questo servizio alla popolazione. È molto importante per noi. Speriamo di poterlo ampliare in futuro e di allargare eventualmente ad altri servizi che insieme al comune ci sarà bisogno di mettere su. Quando c'è bisogno la Misericordia risponde sempre presente. L'ingresso del drive-thru si trova in via Carducci, sul lato rialzato di Piazza Costituzione. Il percorso da compiere è indicato dall'apposita segnaletica. Anche Montemurlo celebra il giorno della memoria del 27 gennaio, una ricorrenza che purtroppo ancora oggi non smette di essere attuale. Una giornata per dire ancora una volta mai più e non dimenticare cosa è stato l'Olocausto. Anche Montemurlo celebra il giorno della memoria del 27 gennaio, una ricorrenza che quest'anno per i montemurlesi assume ancora più valore, dato che appena un mese fa l'albero di Natale della città è stato oltraggiato con la posizione di palline con l'effigie di Hitler. Quello che è successo a Natale riguardo al nostro albero di Natale è stato motivo e sicuramente situazione che ha spinto ancora di più la nostra amministrazione a lavorare con decisione sul tema della memoria. Quindi per questo 27 gennaio in particolare abbiamo voluto promuovere dei progetti con i nostri ragazzi. Sono progetti importanti che servono proprio per far conoscere veramente a tutti, soprattutto ai più giovani, quelle che sono state appunto le nefandezze del nazismo, di quelli che sono i fatti dell'Olocausto e della Seconda Guerra Mondiale. Per far sì che le nuove generazioni possano conoscere e ricordare, i ragazzi delle classi terze della scuola media Salvemini La Pira il 26 gennaio hanno incontrato online le sorelle Andra e Tatiana Bucci, sopravvissute ad Auschwitz. Alla risiera di San Sabba di Trieste ci trasferiscono alla stazione centrale dove c'era il convoglio che ci aspettava per portarci in Polonia, dove c'era il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, sì, certo, di sterminio, non bisogna dimenticarlo, appunto, di sottolinearlo. Il 7 febbraio sarà la volta di altri due testimoni della Shoah,
Alessandra Martini e Mario De Simone. E pensiamo a un'amministrazione che fare memoria sostanzialmente voglia dire anche e principalmente, insomma, stimolare la curiosità e accrescere la conoscenza dei nostri ragazzi, perché non tutti hanno la fortuna di avere in casa chi può raccontare, quindi pensiamo che come amministrazione sia fondamentale portare ai ragazzi le testimonianze dirette che ancora fortunatamente abbiamo. Forma e colore e pensieri sul giorno della memoria sono stati dati poi dagli studenti del liceo artistico Brunelleschi. I loro lavori sono esposti fino al 7 febbraio nella galleria della Sala Banti. E sempre alla Sala Banti, i ragazzi sono stati anche protagonisti di uno spettacolo teatrale con la regia di Mauro Monni. In scena, la storia del St. Louis, la nave carica di profughi in fuga dalle persecuzioni naziste che nessun paese voleva far sbarcare. Succede ancora oggi nei mari del Mediterraneo, è un tema molto, molto attuale che riguarda appunto sicuramente il mondo intero e in particolare l'Europa. Per questo noi crediamo molto nelle iniziative che appunto quest'anno non sono concentrate nella settimana della memoria, quindi in questa settimana, ma che si porteranno fino al 7 marzo. Perché è un argomento di cui parlare, è un argomento che è diretto a creare quella consapevolezza e quella coscienza che ci fa decidere oggi da che parte stare. La voce del sindaco avverte i cittadini in caso di emergenze o notizie importanti sul comune di Montemurlo. È Alert System, il nuovo servizio di protezione civile. Tutti possono iscriversi. Modo per essere tempestivamente informati su allerte meteo, chiusure strade o altre comunicazioni importanti per chi vive a Montemurlo. È Alert System, il nuovo servizio di protezione civile attivato dal Comune. Abbiamo voluto attivare questo nuovo servizio di Alert System, è per noi diciamo uno strumento utilissimo per poter dare informazioni puntuali e precise anche a carattere d'urgenza alla nostra cittadinanza nel caso in cui, speriamo ovviamente che non avvenga, accadino situazioni di pericolo o situazioni in cui si debba attivare la nostra protezione civile. Quindi è diciamo una messaggistica registrata attraverso la quale possiamo comunicare a tutta la nostra cittadinanza informazioni utili in tempo reali. Ovviamente è un servizio che è rivolto a tutti i cittadini. In caso di emergenze sul territorio, il telefono degli iscritti al servizio squillerà e un messaggio registrato fornirà loro tutte le informazioni importanti da conoscere, come le strade o le strutture comunali chiuse o le precauzioni da prendere nel caso di allerte meteo. Sarà un sistema utile anche per dare informazioni in relazione alle nostre scuole, magari in caso di chiusure, magari resesi necessarie per particolari motivi, o comunque informazioni legate a eventi meteorologici intensi che potranno essere rischiosi. È un nuovo canale, insomma, che ci dovrà aiutare per la nostra attività di protezione civile. Chiunque risieda a Montemurlo o sia proprietario di immobili nel territorio comunale può iscriversi attraverso l'apposita sezione del sito web del Comune, lasciando il proprio numero di telefono a cui desidera ricevere le comunicazioni. I numeri fissi che risultano dagli elenchi pubblici sono già stati inseriti. E per questa puntata è tutto. L'appuntamento con Montemurlo in forma torna venerdì prossimo, sempre alle 20.05, sempre su TV Prato. Grazie per averci seguito e buona serata.